Buonasera a tutti. Il momento a cui è arrivato, domenica 16 luglio 2023, poche ore, anzi pochi minuti ormai, un'ora e mezza al concerto dei Maneskin Stadio Rocco, previste dalle 25.000 alle 27.000 persone. Insomma, da anni che non si vedeva un Reo Rocco così pieno, e anzi ci auguriamo ben presto di vederlo, magari con la Triestina in Serie A. Detto questa piccola Un po' digressione. di vita. E, questa, e ovviamente anche in questa cosa triestina, oltre ai concerti, il minimo comune denominatore qual è? La Gigi sempre presente, sia triste. Quindi questo inizio subito pubblicitario, giustamente meritevole per la Gigi, e ovviamente abbiamo con noi Paul Pisani, l'abbiamo trovato poche ore fa in Piazza Unità per il concerto di Biagio Antonacci, lo ritroviamo oggi per i Maneskin. Bentornato poi. Ciao a tutti, buonasera. Hai dormito stanotte? 3 ore. 3 ore a 62 anni, 61 anni. Ben E portati. stamattina alle 8 ero qua e quindi andremo a casa verso le 2:30-3 e domani ripete. Quindi in pratica sei già qua da circa 10 ore, sono quasi le 8. Stato un bel sole anche cocente oggi, 40 gradi, quindi. Come sono andate queste prime, questo pre-concerto? No, beh, diciamo che i flussi sono. Magari mostriamo anche l'immagine. Diciamo che i flussi, stamattina pensavo che ci fossero più gente seduta ad aspettare come fanno tutti i fans di tutti i concerti, però visto che c'era un calore disumano, 40 gradi, c'erano sì quelle 200-250 persone messe nel pit prato gold, coperti con gli ombrelli, eccetera, eccetera. Ci abbiamo dato l'acqua, li abbiamo curati, anche perché insomma cioè, poteva prendergli un bel. Prendere male. Sì, un bel colpo di sole. Quindi, però è andato tutto meravigliosamente a posto. Adesso vediamo che c'è un afflusso abbastanza Anche veloce, molto possiamo veloce, sì, dire. perché insomma la gente è anche ordinata, ha capito forse che non bisogna portare tutte quelle cose che non si possono accedere, che non possono accedere sia allo stadio ovviamente ai concerti. Quindi i tappi li togliamo, come vedete, perché questi non si possono portare. Abbiamo spiegato anche ieri sera, prima, anche con Franco Cecconi. Il motivo del togliere il tappo. Abbiamo sequestrato qualche bastone dei selfie, ma Sì. per il resto è abbastanza pulito. Anche Magari possiamo andiamo fare una foto, sì, magari, magari Riccardo, fai un'immagine, si può no filmare? certo. Così? Vediamo qualche bottiglia, qualche borraccia. Sì, ma niente di tale, insomma, per un pubblico che già è entrato cospicuo, direi. Perfetto, Paul. Ovviamente luglio è mese clou, per cui non ci si ferma, continua anche domani, dopodomani, tutta la settimana a tambur battente. Comincia anche Maiano, per cui Eh insomma sì, cominciano infatti. Udine, entra nel vivo. Sì, anche Lignano, Bicciarena, Arena Adria, Maiano, insomma, abbiamo anche il Castello di Udine, per non dimenticare i laghi di Fusine col no border. Pertanto abbiamo un sacco e mezzo di lavori. Adesso inizia anche dovrebbe anche iniziare il film che si girerà a Muggia. Adesso è stato bloccato per via di uno sciopero nazionale di attoria, eccetera, eccetera. Però noi stiamo facendo anche da domani e già tutta la settimana scorsa, quello che è le prove degli stuntmen al Porto Vecchio, quindi anche lì mettiamo un bel nucleo di personale. Siete quasi in overbooking. Direi che siamo in overbooking come personale, perché stanno facendo anche dei doppi turni e si stanno sacrificando veramente alla grande, e io ho promesso a tutti di portarli a cena finito, diciamo, Ottobre. sì, insomma, è settembre, perché ottobre comincia la Barcolana. Un'ultima cosa, due cose, Paul. Ieri c'è stato anche Ben Harper e Laghi di Fusina. Come è andato? Perché sappiamo che comunque i Laghi di Fusina è una location particolare, anche le eventuali criticità di organizzare un evento là piuttosto che magari in centro città come può essere lo stadio o in una piazza. Beh, lì abbiamo, anche là abbiamo 18-19 operatori che mi hanno mandato le foto, è andato meravigliosamente bene, hanno fatto 3.400-3.500 persone per Ben Harper ieri, era il prato pieno, una giornata meravigliosa, sole, il cielo era azzurrissimo, manca una nube, e il mio responsabile mi ha chiamato che è andato tutto bene, perfetto, quindi non posso che essere felice. Poi lì ci sarà, se non sbaglio, anche LD, se non sbaglio comunque sempre per il Norbor Festival, per cui sono attesi ancora dei gruppi molto importanti. Certo, adesso non ho le date, ma arriva anche qualcuno. Adesso io non mi ricordo il cantante, Mica, Mika, esatto. per cui sarà roba da 4 o 5 6 mesi. Certo, Mika ancora tira, quindi vediamo, noi siamo sempre pronti, quindi.
reagisce, insomma, è sempre il grande protagonista. Salutiamo anche Franco Secconi, e anzi ti ringraziamo per averti preso e venuto con noi 5 minuti, perché sappiamo ovviamente che soprattutto un'ora prima per un evento mastodontico come questo, insomma, la presenza di Paul è reclamato un po' ovunque, in ogni luogo. Sono felice di queste tue parole, infatti il mio telefono suona praticamente ogni 3 secondi. Però sì, noi siamo qui, vuol dire che facciamo un bel lavoro, vuol dire che siamo seri, siamo professionisti e professionali, pertanto ovviamente quando hai queste caratteristiche è giusto lavorare ed è giusto che ci chiamino. Benissimo, grazie Paul e buon lavoro. E noi intanto intervistiamo qualcuno che passa di qua. Ciao ragazzi. Benissimo, perfetto, benissimo. Intanto vediamo qua come procede il tutto, adesso magari domandiamo ad alcune persone i loro cantanti, le loro canzoni dei Maneskin preferiti, per essere una cosa simpatica. Se vediamo queste ragazze qua. Scusate, qual è la vostra canzone dei Maneskin preferita? Penso Coraline. Coraline anch'io. Gossip. Esatto. Benissimo, perfetto. Quindi insomma abbiamo già iniziato, adesso vediamo un po'. La vostra? Cosa? Canzone di Maneskin preferita? Ma ma tutte sono. Boh, diciamo che sì. Tutto. Benissimo, perfetto. Quindi insomma vediamo che non ci sono grandi richieste. Adesso vediamo un attimo qua. La fila sta pian pianino intensificandosi, dato Riccardo sta inquadrando. Sta inquadrando, cioè dalla regia mi danno delle indicazioni. Adesso aspettiamo un attimo che arrivino. Altri supporters, vediamo un po' qua, ve ne vedo diversi, quindi possiamo continuare ad aspettare il clou. Siamo un po' bloccati tra le due transenne, però evidentemente c'erano ben 6-7 entrate ed abbiamo valutato che la migliore fosse questa. Andiamo qua, andatevi. Scusate, la vostra canzone di Maneskin preferita? Non c'è nessuno? Beh, perfetto, benissimo, tutte timide. Andiamo avanti, continuiamo a dare un'occhiata, vediamo un po' se riusciamo a... Benissimo, sono tantissimi, ricordiamo anche spettatori stranieri arrivati dalla Slovenia, dall'Austria, da diverse parti d'Europa, per cui effettivamente anche per quel che riguarda il turismo è sicuramente... molto positivo per la regione. Adesso vediamo un po' queste due ragazze. Scusate, la vostra canzone di Maneskin preferita? Se c'è. Zitti e buoni. Gossip. Benissimo, vabbè, perfetto. Quindi due new entry come canzoni. Per cui benissimo. Quindi siamo Coraline, Gossip e Zitti e buoni. Perfetto, benissimo. Adesso vediamo un po' se riusciamo a trovare delle altre. Vediamo un po'. Scusi, la sua canzone di Maneskin preferita? Se c'è. Sì. Carolina. E la seconda che lo dice benissimo in testa. Carolina. Anche a me. E allora ancora va in testa prepotentemente. Benissimo. Anche la vostra canzone di Maneskin preferita? Se c'è. Carolina. I wanna be a slave. È una new entry questa, non c'è ancora. Non mi viene adesso. Tutte. Benissimo, grazie. Perfetto. Beh, diciamo che questa Coraline sta spodestando Zitti e buoni, c'è da dire, per cui evidentemente tra le persone appunto che abbiamo intervistato è quella più richiesta. Peraltro un pubblico di diversa età abbiamo intervistato e siamo ben contenti, abbiamo contenti di questo. Magari andiamo là che abbiamo diverse, vediamo un po' qua se riusciamo. Mi scusi, la sua canzone di Maneskin preferita? Se c'è? Sono tutte. Non me la ricordo. Aiuto del pubblico? La sua? La tua? Tutte. Tutte, benissimo. La vostra canzone di Maneskin preferita? Aia. Tutte, sono bellissime. La sua? Sì, tutte. Benissimo, perfetto. Allora, beh, insomma, tutto sommato i fans la attendono un po' tutte, per cui siamo ben contenti, anche se questa Coraline abbiamo visto che sta riscontrando numerosi favori da parte del pubblico. Tanto stiamo vedendo, no, Riccardo, che... la fila comincia a intensificarsi sempre di più, comincia a essere veramente importante adesso. Beh sì, sono 19:40 e lo spettacolo sta per iniziare, quindi manca ancora tempo, però sono previste 24, 28 mila. Esatto, per cui comunque...
Abbiamo visto che il traffico si intensifica, anche noi abbiamo fatto fatica a trovare parcheggio. Esatto. Bisogna dire una cosa riguardo a quello che parlava Paul Pisani poco fa. Effettivamente la professione della GIS fa sì che i controlli siano capillari, precisi, anzi anche i sequestri tutti corretti, però anche le file sono estremamente veloci. File veloci, logicamente, come ha detto anche Paul, ormai il pubblico si è abituato, il pubblico sa, cioè il pubblico sta di venire a un concerto e sai, conosce anche le misure, quindi ormai è tutto più semplice, ecco. Benissimo, intanto qua vediamo un po', continuiamo così a vedere un po' i controlli, vediamo un po'. Scusate, la vostra canzone di Maneskin preferita, se c'è? Mark Chapman. E new entry questa, non lo so, io accompagno. Benissimo, tutte. Tutte, va bene. Benissimo, grazie. Scusate, la vostra canzone di Maneskin preferita, se c'è? Coraline. È in testa comunque. Ah, sì, è benissimo, perfetto. Quindi svetta sempre di più. Ovviamente è una delle più attese, Riccardo, evidentemente. Sì. Stavo intanto inquadrando anche le altre file dall'altra parte. Esatto, e questa è soltanto una delle 4-5 entrate. Esatto, no, infatti io non me le ricordo, non so le altre 5, però intanto questa. Tutto intorno allo stadio, evidentemente, perché insomma per fare entrare 25.000 persone, evidentemente servono anche numerose entrate e tanti operatori pronti ad operare. Appunto, stiamo vedendo la professionalità, ovviamente, ancora una volta. Magari facciamo ancora qualche minuto e poi. Magari. Benissimo, allora noi vi salutiamo e ci vediamo più tardi per la seconda parte. La seconda parte che adesso sarà dall'altra parte del cancello.